Salve a tutti ragazzi, qui è Andrea e siamo su un nuovo video di Pokémon Go. Video dedicato agli aggiornamenti, ai tantissimi aggiornamenti che ci sono seguiti in questi tempi, perché c'è veramente tanto da dire e tanto da spiegare, quindi io sono qua per questo, ma prima sigla. Salve a tutti ragazzi, qui è Andrea e siamo su un nuovo video di Pokémon Go dedicato agli aggiornamenti che ci sono stati in questi giorni e quindi è giusto specificare e andare ad analizzarli bene se volete essere un allenatore veramente, ma veramente forte. Allora, andiamo subito oggi ad analizzare l'ampliamento della borsa, espansione della borsa e novità sugli strumenti nel negozio di Pokémon Go. Allora, andiamo a leggere prima di tutto una pagina che ci spiega bene questo determinato aspetto e quindi, udite udite, allenatori e allenatrici dalle gambe d'acciaio. Certi usano la macchina, tipo me, certi usano altri mezzi, non solo le gambe. Ci sono importanti novità per Pokémon Go in vista dell'estate, quindi mettetevi comodi e rilassatevi perché potrebbe essere l'ultima volta che ne avrete la possibilità prima delle lunghe passeggiate estive. Ok, qua ci riportano Pokémon Go App, ci riporta un comunicato nel quale si dice: allenatori, potete incrementare il numero di oggetti perché adesso è possibile ampliare la borsa da 1000 a 1500. Quindi potete ampliare la borsa di 50 posti, ovviamente, pagando 200 monete, fino a un massimo di 1500, che è lo spazio massimo della borsa e non più 1000. Allora, la prima importante novità è la possibilità di espandere la borsa fino a 1500 slot, come abbiamo appena detto. Introduzione sicuramente molto comoda per gli allenatori più attivi, che non sanno più come fare spazio per conservare gli oggetti. Perché ragazzi, con le nuove palestre, come avete notato, non tanto si usano pozioni, perché non c'è più bisogno di livellarle per far posto ad altri allenatori del nostro team, ma solamente basterà dargli le bacche, quindi Niantic con questa mossa ha voluto dare più importanza alle bacche, che prima avevano uno scarso utilizzo e non erano molto importanti, tranne la bacca Ananas che raddoppiava le caramelle dei Pokémon. Allora, in secondo luogo sarà possibile acquistare dal set 6 revitalizzanti max e 10 pozioni max, facilitando di fatto i momenti più frustranti dell'applicazione più scaricata del 2016, una soluzione di certo provvidenziale in vista dell'estensione dei raid sollevati. Ok, come in questa foto potete vedere, ma comunque lo vedremo anche dopo nel mio profilo, che è possibile acquistare 6 revitalizzanti massimo pagando 180 monete, 10 pozioni massime pagando 200, poi abbiamo le Pokéball e i soliti moduli ESCA, eccetera, 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 eccetera. Ok, quindi adesso che non avete più scuse per la vostra pigrizia, sono tipo pigro, lo so, zaino in spalla, sempre avuto, smartphone nella destra e power bank nella sinistra, o viceversa, se siete mancini. Si parte per un'altra estate di divertimento insieme ai nostri amati mostriciattoli tascabili. Ok, io direi adesso di passare al mio cellulare, quindi dobbiamo cambiare assolutamente inquadratura. Ok, abbiamo cambiato inquadratura, ho il cellulare in mano. Ok, apriamo l'applicazione. Come potete vedere, ok, andiamo su borsa, vedete 1500, io ne ho 1498, ho un sacco di iperpozioni, pozioni massime, revitalizzanti, revitalizzanti max, 99 Fortunuovo, 20 aromi, ho il biglietto Raid che non ho ancora usato e poi le varie Pokéball, bacche lampone che adesso servono, insomma, eccetera, eccetera, e le varie pietre. Se noi andiamo nel negozio, ok, vedete, abbiamo la possibilità, beh, intanto di prendere il biglietto Raid Premium, che è molto interessante, però insomma non vi consiglio di shoppare dai Raid Premium. Abbiamo revitalizzanti massimi, 10 pozioni massime come abbiamo visto prima dalla foto, le varie Pokéball, i moduli ESCA come sempre, incubatrici, fortunuovi e gli aromi. Poi qua, ampliamento spazio borsa, noi l'abbiamo completato perché siamo a 1500
eccetera, e l'ampliamento dello spazio Pokémon che con il nuovo aggiornamento non è stato ampliato. Credo che 1000 posti possano bastare. Allora, detto ciò, io vi saluto. Qui da Andres è tutto. Ciao.